Galileo aveva elaborato una bellissima spiegazione logica, anzi una dimostrazione vera e propria, che la massa grande non cadeva prima della massa piccola, ma cadevano insieme. Abbiamo quindi una massa da 1 kg, una massa da 2 kg e immaginiamo per assurdo che la massa da 2 kg cada prima della massa da 1 kg. Per esempio, potrebbe cadere in un secondo, mentre la massa da 1 kg in 2 secondi. Ecco qua, 2 secondi tempo di caduta della massa di 1 kg, 1 secondo tempo di caduta della massa da 2 kg. Questo secondo sarà il nostro tempo di confronto nella dimostrazione che segue. Quindi fino adesso abbiamo detto qual è l'ipotesi di partenza. L'ipotesi di partenza, per assurdo, è che la massa grande cada più in fretta della massa piccola. Ora Galileo, a partire da questa ipotesi iniziale, fa due ragionamenti indipendenti e alla fine di questi due ragionamenti logici troverà una contraddizione tra i due. Dal momento che i due ragionamenti che vedremo sono entrambi corretti, ciascuno per conto suo, allora il problema non è dato dal fatto che i ragionamenti sono sbagliati, ma è il problema, cioè la contraddizione logica che viene fuori, deriva direttamente dall'ipotesi iniziale, che la massa grande cadeva più in fretta della massa piccola. Quindi vuol dire che l'ipotesi iniziale è scorretta, cioè la contraddizione si risolve soltanto immaginando che i tempi di caduta non possano essere diversi ma debbano essere uguali. Entriamo nel dettaglio dei due ragionamenti. Galileo immagina di prendere le due masse e di legarle con una corda e di lasciar cadere questo sistema, che ora è un sistema di 3 kg, dalla stessa altezza di prima. Allora dice Galileo, in base all'ipotesi iniziale che più la massa è grande e più in fretta cade, allora 3 kg dovrebbe cadere più in fretta dell'oggetto da 2 kg. Quindi se l'oggetto da 2 kg cadeva in un secondo, è tempo di confronto, invece il sistema complessivo da 3 kg deve cadere in meno di un secondo, minore di un secondo. Vediamo adesso l'altro ragionamento. I due sistemi legati si compongono di una massa da 2 kg che cadrebbe in un secondo se fosse da sola e una massa da 1 kg che cadrebbe in un tempo maggiore, perché la massa di 1 kg è più leggera, quindi secondo l'ipotesi iniziale ci mette più tempo a cadere. Ma allora la massa di 1 kg tende a rimanere indietro rispetto alla massa di 2 kg perché cade più lentamente. Perciò la corda si tende e quindi la massa da 1 kg fa tipo da paracadute, cioè fa effetto frenante sulla massa da 2 kg, proprio perché durante la caduta la massa da 1 kg tende a restare indietro. Quindi il sistema dei due oggetti legati dovrebbe cadere più lentamente dell'oggetto da 2 kg da solo, in quanto qui l'oggetto da 2 kg è frenato da questa specie di paracadute che è la massa da 1 kg che rimane indietro. Quindi questo sistema dovrebbe cadere in un tempo maggiore di un secondo, proprio perché la massa da 1 kg fa una specie di freno alla massa da 2 kg. Quindi il sistema dovrebbe cadere in più di un secondo, ma queste due conclusioni sono contraddittorie, perché prima abbiamo detto che doveva cadere il sistema complessivo in meno di un secondo. Adesso, secondo l'altro ragionamento, dovrebbe cadere in un tempo maggiore di un secondo. E com'è possibile che cada in un tempo sia minore che maggiore di un secondo? È chiaramente una contraddizione logica. Siccome i due ragionamenti presi ciascuno a sé sono corretti, allora il problema si trovava all'inizio, nell'ipotesi che la massa da 2 kg cadesse prima della massa da 1 kg. Quindi era scorretta l'ipotesi iniziale, cioè che i tempi di caduta fossero diversi. E qual è quindi la soluzione? Che i tempi di caduta devono essere uguali. La massa da 1 kg e da 2 kg devono cadere insieme. E a quel punto, naturalmente, anche la massa, il sistema complessivo delle due masse legate cadrà anche lui nello stesso tempo della massa piccola e della massa grande, cioè tutte le masse cadono nello stesso tempo.